Centinaia di pesaresi hanno applaudito sabato l'inizio della terza vita della pescheria. Dopo la seconda vita avviata nel 1996 con l'inizio del centro arti visive, lo spazio espositivo e l'annessa chiesa del suffragio fra via Cavour e corso 11 settembre vengono ora riqualificate con un salto di qualità tecnologico che lo renderà di fatto l'hub ufficiale di Pesaro, capitale della cultura 2024, come testimoniato anche dai video immersivi proiettati sabato in anteprima. È una bellissima struttura, identitaria ormai per i pesaresi, ma è simbolico anche l'inaugurazione di oggi perché diciamo, avviene in un ridosso dei 24 che abbiamo messo a cadenzare l'arrivo alla capitale 2024. Di fatto è la prima struttura che viene restituita alla città con questa finalità dichiarata. Apparentemente il solito centro arti visive e pescheria, che comunque ha fatto la storia dell'arte contemporanea per tutta la fascia adriatica del nostro paese, ma è innanzitutto climatizzata, cosa che mancava prima, quindi insomma sia per l'estate che per l'inverno ne renderà godibilissima la fruibilità, quindi diventa anche una piazza coperta che mancava alla città. Ma soprattutto è molto infrastrutturata dal punto di vista tecnologico e audiovisivo. La pescheria a questo punto si è dotata di un'infrastruttura molto performante, quindi una sala immersiva nella ex chiesa del suffragio e dopo tanti anni anche un impianto che riesce a rendere il clima accettabile sia d'estate che d'inverno. Sarà comunque un hub di riconoscimento per Pesaro 2024, sarà un punto in cui tutti i visitatori che in questo anno verranno a Pesaro potranno trovare una presentazione delle eccellenze culturali della città. Qui una prima finestra, un primo punto d'approdo su cui poter raccontare l'articolata proposta di Pesaro nel 2024. Ad occuparsi dei lavori di riqualificazione la War House of Architecture and Research, che ha vinto il bando per curarne una riqualificazione realizzata in 8 mesi. Il progetto partiva da un rinnovamento impiantistico che ha fatto sì che la pescheria adesso sarà aperta 365 giorni l'anno grazie alla possibilità del condizionamento di aria calda e fredda. Questa struttura della parte principale del loggiato è stata completamente quindi coperta da questa superficie che nasconde l'impianto di climatizzazione, ma allo stesso tempo, grazie a delle cerniere e delle ruote, si apre e può conformare lo spazio in conformazioni appunto differenti in base alle esigenze allestitive che i vari allestitori nel corso delle mostre decideranno di utilizzare. A livello impiantistico è un grande rinnovamento anche dal punto di vista tecnologico, infatti Centro Arti Visive e Pescherie diventa vera e propria spazio anche per la video art grazie a video 360 gradi, per esempio della zona adiacente alloggiato che è la Chiesa del Suffragio. A partire da questo sarà anche un hub di partenza, un punto di partenza per tutto il pubblico pesarese e del resto d'Italia, e se auguriamo del mondo, che verrà a Pesaro per la Comunità Italiana della Cultura, perché questi luoghi, ma soprattutto la Chiesa del Suffragio, appunto, sarà un luogo di proiezione di due video che daranno il là, insomma, un po' un antipasto di quello che potranno trovare in giro per la città e in giro per la provincia, nei 50 comuni protagonisti della capitale italiana, con un viaggio illustrativo e in parte diciamo anche un po' onirico delle bellezze della storia e dell'identità della città. Nell'occasione di sabato sono state anche annunciate le prime due mostre che saranno ospitate alla pescheria. All'interno di questo spazio ci sarà, da partire dal mese di aprile, quella dedicata al basket e subito dopo quella dedicata a Lucio Dalla.